Salve a tutti, faccio questo video per ringraziarvi dei più dei 200 iscritti, ma poi è una scusa ragazzi, l'importante veramente è che questo canale rimanga secondo me una chiacchierata tra persone che si vogliono divertire, scambiare pareri, tutto qua veramente, questo è il mio pensiero che ho riguardo al canale, basta che rimanga questo. E io vi ringrazio, continuate a iscrivervi, già ben oltre quello che mi ero immaginato. Questo è quello che rimane di una fumata alla maremmana, siamo quasi alla fine. Modigliani, vabbè, molti conoscono già la scatola, però inutile quasi che ve la mostro, ma la mostro, insomma. Chi non la conosce, dovesse mai esserci, questa è la fascetta, anzi mo la distruggo, wow, no, la distruggo. Eccolo qua, col tricolore Modigliani, molto carina. Allora, sigaro particolare il Modigliani, che secondo me è un bel passo nel percorso di chi ha appena iniziato, lo straconsiglio per diversi motivi. Questo è un sigaro che non fumavo da tantissimo tempo, perché poi man mano che provi altro, che ti appassioni ad altro, lo metti un po' da parte. Però, pur essendo uno dei tre classici della gamma dei sigari d'autore, cioè Garibaldi, Modigliani e Soldati, è molto particolare. Per chi non lo sapesse, prendo l'ultimo che mi è rimasto, per chi non lo sapesse, questo, il tabacco con cui viene fatto questo sigaro, tutto Kentucky nazionale, sia per la fascia esterna che per il ripieno, viene essiccato con legna di alberi da frutto. Quindi, un po' sino alla fine, quando lo degustate, al retronasale avrete sempre questi profumi molto buoni, secondo me, di sottofondo. Fruttati, molto evidenti magari nella prima parte della fumata, ma adesso vi spiego. Secondo me è da consigliare ai neofiti, scusate, la pianta sballonzola nel mentre, è da consigliare ai neofiti per un motivo molto semplice. Essendo un sigaro comunque non molto forte, al massimo arriva a medio livello, è il primo sigaro con cui potete tentare di fumare un toscano intero. Secondo me è molto più indicato del Garibaldi, ma anche del classico, vedendo la linea dei sigari tradizionali. Perché vi dico questo? Perché scusate, se lo fumate intero ha un'evoluzione tutta sua, variazioni di sapore, parte leggerissimo, poi si va irrobustendo. In questa parte si sentono maggiormente gli aromi fruttati, almeno io ce li sento parecchio. E quando poi arrivate alla pancia, ripeto, si irrobustisce e diventa un toscano molto più amaro, sempre di impianto legnoso di base, anche speziato, si sente il cuoio, però ripeto, l'intensità comunque non è mai stancante così come la forza. Quindi se dovessi consigliare un sigaro da non ammezzare, ma da provare tutto intero, e beh, come primo sigaro, per fare questo tentativo,
Io consiglierei il Modigliani. Questa, vabbè, mia personalissima opinione. Tutto sommato un buon prodotto. Vabbè, adesso col cellophane non si vedrà bene, però magari la combustione non è perfetta. Ogni tanto ha dei difetti di fabbricazione, si trovano delle foglioline di tabacco attaccate, la fattura è un po' così, però non è male. Quindi consigliatissimo per chi inizia, adesso mi è caduta pure la cenere e niente, ci sentiamo alla prossima, vi voglio bene, grazie di tutto, ciao!